Giammai, cugino, lasciala tu. Io l'amo. Io l'amo di più. In fronte scritto cretino. Lei vuole me. Lei ama me. È falso. È ingiusto. Criato. Visto. Con me lei è felice. Con me lei è felice. È falso. È ingiusto. Con chi sei felice. Visto. Questo campione. Visto. Questo uomo. Giusto. Non saprai farle onore. Ma parli tu che sei un mulo. E ora, cari amiche e cari amici, ve lascio con la rubrica Cantantumana. In diretta dal campo di battaglia ci colleghiamo con l'assedio dei Parigi. Grazie Astolfo, qui è il Mandricardo che vi parla. Colleghiamoci dunque in diretta con il cuore pulsante della battaglia. Come potete ben vedere, l'adrenalina è a mille. E la concentrazione è alta. La tensione è palpabile nell'aria e sotto le rozze armature i paladini fremono. Che? Ecco, mi pare di capire che i stracini stanno mettendo a punto le ultime formalità tattiche e come vi dicevo la tensione è a mille, ma loro sono uomini che hanno i nervi santi, abituati a mantenere un contegno. Il favinero con tutto il suo casino. Non riesco a sentire quello che dice il signore. Prego. Grazie. Manca poco al tremendo assalto. Le due formazioni si equivalgono. La vittoria è incerta. Quale sarà, ci chiediamo, il terrificante grido che invaderà la città? Oca! Avevamo detto che il collegamento dovevo farlo io. Io? E quindi non mi fate fare male. E almeno fate finta di essere impegnati. E che cazzo! L'assalto è fallito a causa della presenza in campo cristiano del paladino Orlando. Secondo fonti riservatissime dell'intelligenza saracino, pare che il conte Orlando non possa essere presente in campo in quanto scomparso in circostanze ancora da chiarire. Ma aspettate un attimo, è così? Mi stanno arrivando le ultime notizie? Sì, ecco. Bene, mi confermano che al momento a Parigi non c'è Orlando! Eccolo per entrare, vedete con quanta cautela lo maneggiano perché è un ordigno mortale. E si tratta di Rodomontois! 287 tonnellate di peso per altrettante libbre di mano carattere! Arma chimica del nuovo millennio! La fiatella di Rodomontois! Viaggia alla velocità del suono! Questo abominio umano verrà lanciato dritto su Parigi! Buonasera, Rodomontois! Lei stasera rappresenta le speranze dell'esercito saracino! Come ci si sente ad essere un eroe? E allora ci dica, Rodomontois, cosa farà
detto se stesso? Certo, è chiaro che lei potrebbe restare ucciso. Ne è consapevole?